Noi attori dedichiamo molto tempo al lavoro sul corpo. È qui che si concentrano la presenza, l'energia, l'emozione. Lo sguardo del pubblico. Si può dire che il corpo è il teatro. E quindi il corpo deve essere pronto a correre, a cadere o a rimanere immobile. Ma non solo. Nel teatro di oggi il corpo è il linguaggio, anche più delle parole. Una mano, una schiena. Sono lettere dell'alfabeto. Pagine di un dramma. Come negli spettacoli della compagnia Ricci Forte. Il dolore della preghiera. Il ponte va visto da sotto. Non dovrai perdi. Cinque Long Island, c'è lui! Le persone vivono così! Scendi con i piedi per terra! E allora è guerra. Quando si fa strage deliberata. Il concetto di corpo da sempre è stato associato al nostro lavoro, al nostro fare. Sono mancato all'appuntamento con me stesso. Quasi come se fosse una dominante del nostro fare teatro. In realtà il corpo è sì importante, ma in qualche modo non è un pianeta a sé. C'è un microcosmo satellitare dove il corpo viene utilizzato insieme alla parola, insieme alla parola poetica, insieme a un'indagine concettuale, insieme a una visione anche immaginifica. La gente non tollera i poeti, li mastica, li sputa via.